Vai. Arriva una macchina. No, vai lo stesso. Non ti stira? No. Peccato. Eccola qui DS4, ok, non è più Citroen, ma sono sempre francesi, e lo dico nell'accezione positiva del termine. Perché? Perché è un trionfo di design, 4,27 m di lunghezza, 1,83 m di larghezza, 1,51 m di altezza. Che cosa mi piace? Mi piace moltissimo il fatto che sia piena di cromature, intrigante e carina questa calandra. I gruppi ottici hanno i fari diurni a LED e la tecnologia Loxeno per anabbagliante abbaglianti. Che cosa mi piace invece in taglio laterale? Esatto, i cerchi, che sono da 19, hanno spalla bassa ma sono stupendi da guardare. Mi piace anche l'ingresso keyless, che mi consente di tenere la tasca in saccoccia quando salgo a bordo. A bordo io sono comodissimo, perché? Perché posso orientare il volante in altezza e in profondità, e perché ho un sedile che, nonostante sia regolabile manualmente, mi consente di essere riscaldato e di avere anche il massaggio. La maniglia della portiera posteriore è nascosta, lo spazio, se guido io, purtroppo è quello che è, ma con il sedile impostato sull'altezza di Andrea non mi posso certo lamentare. Posso gestirmi una presa per ricaricare, che ne so, il mio smartphone, mentre non posso gestire i flussi dell'aria condizionata. Taglio futuristico, aggressivo e sportivo anche nel posteriore di questa DS4. Quelli sono doppi scarichi? No, non lo sono, sono solo cromature. I gruppi ottici sono a freccia, tra virgolette. Il bagagliaio è una cosa che non mi piace tantissimo. Perché? Perché i litri a bordo sono 385, diventano 1021, quindi non tantissimi. C'è il subwoofer Denon, che consente al sistema infotainment di suonare benissimo, ma mi crea un piccolo ostacolo quando devo andarmi ad alzare questa protezione sotto la quale ci starebbe tantissima roba. Insomma, piccoli compromessi della vita. Noi adesso andiamo a recuperare Andrea dal retro di questa telecamera e andiamo a provarla in strada, questa DS4. Bene amici di Automoto.it, siamo al volante di DS4 Sport Chic, e Sport Chic è proprio un aggettivo cucito addosso a questa Citroen, Luca. Cucito come le impunture a vista, diciamo, come le impunture dei sedili, perché ha 210 cavalli, sportiva, 285 Nm, già 1750 giri, e poi è chic fuori, mi piace veramente tanto, e ha l'anima sportiva. 210 cavalli per come 1600. Quando schiaccio decolla, va, si alleggerisce, sì, forse si alleggerisce un filo troppo sull'anteriore, però ho trovato il cambio finalmente all'altezza manuale. Bello, se rapporti di una vettura sportiva, perché la leva è veramente molto corta, gli innesti precisissimi e anche la frizione ci sta, un bellissimo cambio, e penso sia la prima volta che lo dico su una vettura francese. È un ottimo comparto, davvero non gli si trova alcuna pecca, e poi è bellissima anche la pedaliera. Sì, il volante forse un pochino grande per essere sportiveggiante, la parte centrale dove è alloggiato l'airbag, sulla destra abbiamo i comandi dell'infotainment, sulla sinistra il cruise che non è adattivo. Allora, io l'ho trovato un filino pesante in manovra in città, ecco, più giusto per un utilizzo sportivo, anche se forse si alleggerisce un filo troppo quando aumenta la velocità. Sono tornato in piscina, sono uscito dalla piscina, ho provato a far manovra, sono rimasto lì con le braccia così 2 minuti. Perché ci credo, hai sportato troppi pettorali, non fai sport da una vita. Per quanto riguarda il comfort di bordo, devo dire che io non ho nulla di che lamentarmi, si sta veramente molto comodi. Sì, belli anche i sedili, molto belli i sedili, non però opprimenti. Optional quelli in pelle, 1700 euro, non pochissimo. Non ci sono pulsanti per metterla in sport, per metterla in eco, però col manuale. E adesso ci avviciniamo alla rotatoria, che farei in maniera un po' allegra, sempre ovviamente nei limiti soprattutto della fisica. E allora giriamo intorno, pronti all'uscita, ovviamente sottosterzante, tendenzialmente sottosterzante, giù tutto l'acceleratore. Sentite la grinta del motore. È bellissimo questo cambietto, si cambia veramente in un attimo, e soprattutto la pedaliera sportiva, come dicevi tu prima, si riesce a fare molto bene il puntattacco, quindi scalate fulmine. E sentiamolo allora quant'è questo comfort di bordo. Siamo intorno ai 72-73 dB. 72-73. Ma infatti è silenziosa questa vettura. Sì.
ma quello che mi piace è che quando entra il motore lo fa in maniera piacevole, mi piace il tono di questo motore. Sì, io invece, Andrea, quello che non riesco ancora ad accettare del tutto è il cockpit. Cioè, tu adesso sei seduto, sì, hai tirato tutto indietro la possibilità di sfruttare la visibilità del parabrezza, però se lo tirassi giù così, sì, non sarei un po', so, claustrofobico? Non è un po' claustrofobico? Io no, perché sono alto 1,60 m e poco, quindi ci sto comodo. Se su ADS5 ti do ragione, so, qua no, io ci sto abbastanza comodo. Ma neanche a me dà quel senso di oppressione come sulla ADS5. Eppure, beh, è tagliata così la vettura, cioè non ti piacciono. Forse è un po' inutile questi 10 cm di escursione. Esatto, magari un'escursione di 30, esatto, sarebbe un discorso diverso. Avrebbe più senso. Davanti ai miei occhi ho una strumentazione secondo me molto bella, perché su due livelli, tra l'altro, i colori si possono modificare. La parte esterna dove sono segnati i numeri di tachimetro, contagiri, e la parte interna dove invece abbiamo le indicazioni. Cruscotto centrale, posso vedere anche le informazioni del navigatore oltre a velocità e le solite informazioni su consumo medio. Ma adesso direi che ci mettiamo qua, ci fermiamo e proviamo l'accelerazione di questo DS4, che non è assolutamente male. Esatto, da 0 a 100 in 7 secondi 8 per una velocità massima di 235 km/h, mica male. Limitatore a 6500 giri, sentite la voce? Sentite? È bello portarla al limitatore, adesso rallento per arrivare alla velocità standard e giù. Frena molto bene, lo sforzo al pedale è stato, devo dire, minimo, il servo freno ha lavorato bene per portarci alla massima potenza frenante, l'ABS ha lavorato benissimo, nulla da dire anche sulle prestazioni in frenata. E sul dosso? Tamponi. Però mi ha sentito, esatto. Mi ha sentito, sì. Abbiamo beccheggiato in frenata. Ma secondo me, perché la spalla degli pneumatici scelti è molto bassa, esatto, cerchi molto grandi, e quindi si accentua un po' questo fenomeno, però in città non l'ho trovata rigida, mi è piaciuta tantissimo da un punto di vista assetto, cioè in città è abbastanza comoda, quando si va veloce diventa rigida. E poi nonostante il servosterzo non sia così morbido in città, l'altra volta tampone, è più maneggevole di DS5 ovviamente, complici le dimensioni, però davvero si riesce a guidare senza il minimo inghippo. Allora, plancia l'avrei preferita forse un po' più moderna, con un tocco come quello che abbiamo all'esterno, forse un pochino troppo classica. Sì, abbiamo il solito display centrale che ospita il sistema infotainment, tratto... qua ancora un po' piccolino, rimane resistivo, sì. È un filo piccolo in termini dimensionali, non mi piacciono particolarmente le bocchette, per esempio questa cornice cromata, non so, un po' messa lì, non amo, poi questa parte lucina, insomma, non mi intriga più di tanto, è opaca. Ma a me piace, sì, scusami, liscia volevo dire. A me piace la trama invece, questa sorta di DS che è segnata su questa parte, però concordo con te, start and stop che entra praticamente sempre, se non lo disattiviamo si può disattivare dalle opzioni. Climatizzatore, sai cosa ho notato? Sì. Non funziona male, ha le tre possibilità dell'automatismo, quindi sui tre varie potenze di flusso, sì. Ma quando per esempio la prendi e la temperatura esterna è di poco sotto quella interna, sì, non so, fuori 19 gradi, dentro delta non è tanto, metti non è a 20, inizia a pomparti aria calda come se fuori ci fossero 0 gradi. Ovviamente l'abitacolo è piccolo, si scalda subito, anche se fuori fa poco meno caldo di dentro, non c'è bisogno del riscaldamento, soffochi dopo 5 minuti, l'aria fredda arriva dopo. Io invece detesto quando apri la portiera e inizia a suonare un allarme come se stesse andando a fuoco la casa. Non so se ti mai... Non abbiamo visto la retrocamera, vediamo se c'è. Tac, c'è con le linee fisse, ma non perdiamo il semaforo verde, fortunatamente. Eviterei, caro non Andrea, non c'è nessuno, se dobbiamo stare fermi altri 10 minuti. E l'elasticità del motore? Buona, dai, io appena schiacci schizza, io in non salita? Ho avuto problemi, lo proviamo subito. Guarda, ci mettiamo qua, ho messo in terza marcia, ci mettiamo a 40, sono adesso a 40, ok, giù tutto l'acceleratore e siamo adesso a 50, subito. Superato, c'è la città, esatto, anche in basso abbiamo coppia disponibile per uscire da ogni situazione problematica. Sai cosa mi ha colpito? No. I consumi. È vero, perché va forte e... Va forte e non consuma moltissimo, in valore relativo naturalmente, perché in città riusciamo a percorrere 12 km con un litro di carburante, che diventano 14,5 al limite autostradale e salgono addirittura a 16,5 se viaggiamo intorno ai 110 orari. Mi sarei aspettato di più da un motore così cattivo, ma forse sai qual è la chiave di lettura? Cioè, consumo maggiore, dici? Sì, che è un motore che non sfrutta
colpi mai particolarmente, non gli tiri mai il collo, gli tiri magari solo quando hai vai al limite in un ame. Esatto, e quindi tieni sempre basso di giri e probabilmente proprio grazie a questo consuma poco. Sistemi di sicurezza attivi ce ne sono, a me piace quello che ti avvisa, il sistema che ti avvisa quando esci dalla carreggiata, perché non bippa ma ti vibra il sedile, tra l'altro parte destra o parte sinistra in base alla linea che stai superando. Poi abbiamo il sensore di angolo cieco fuori sullo specchietto particolare, condizioni di luminosità non si vede benissimo. Quanto costa? Allora, S4 parte da 22.000 euro, nella nostra versione parte da 28.000 e con gli accessori che vi vado a descrivere, perché abbiamo 200 cifre, raggiungiamo i 33.000 euro. Nello specifico, sedili in pelle 1.700 euro, ne farei meno perché mi hanno tenuto un caldo pazzesco, pack navi 1.000 euro, quelli sì lo metterei. Potete usare anche lo smartphone. Ecco, cerchi da 19, belli da vedere. Belli, per carità, però un po' carucci. 1000 euro. Ecco, sempre. Secondo me, togliendo tutti questi optional, tirando il prezzo al concessionario, una vettura così, che viene a costare intorno ai 28-29 mila euro, beh, ci sta alla grande, secondo me, Luca. 28-29 mila euro, sì, ci sta, è vero. Poi anche, specialmente dal punto di vista del design e della ricercatezza delle linee esteriori, assolutamente, perché altrimenti vetture di questo segmento ce ne sarebbero iosa, anche meno care, bellissimi, ma non con lo stesso file LED anteriori, certo. Compatibilità Android Auto no, arriverà dall'anno prossimo, però CarPlay e Mirrorlink è abbastanza inutile, ma comunque è presente. Insomma, Luca, ma tuo figlio non t'ha detto quando era sotto dietro papà che caldo, apri il finestrino, e tu sei rimasto in impasso? L'ho portato all'asilo stamattina e ovviamente l'ho fatto salire sulla nostra vettura, lui invece voleva salire su questa vettura. Gli piace molto. Deve essere proprio per, secondo me, il tutto dipende dalle cromature esteriori e anche dalla grandezza dei cerchi, come abbiamo detto. Guardava i cerchi perché non sono quelli soliti e rimaneva a bocca aperta. Mio figlio invece aperta, che ama sentire la rete in faccia, si è lamentato tantissimo dei finestrini dietro che non si aprono nemmeno a compasso. Classico caso in cui i designer hanno privilegiato il design rispetto alla funzionalità. Questione di scelte. Ma io guido, te, che sto sempre davanti, quindi me ne frego. Esatto, che cosa avrebbe tolto? Sì, ok, non è inquadrato, però avrebbe tolto che la forma della portiera non consente il fatto che il finestrino scenda. Il taglio esterno è così. Tu sei un architetto, quindi ne sai sicuramente più di me. Quindi la compreresti? Quindi la comprerei, mi ha convinto tanto, mi è piaciuta un sacco questa DS4. Sì. Anche a me è piaciuta, ma non riesco a passare sopra questa cosa dei finestrini. Non è inaccettabile. Mi spiace. Fa niente. Io sono architetto e quindi ho più l'occhio al design. E voi architetti la comprereste? Raccontatecelo sotto moto.it, su YouTube, su tutti i canali. Insomma, dove vi pare, tanto ci trovate sempre. Ciao ragazzi. Ciao. Si può vedere che nel 2016 non si aprono i finestrini dietro. Ma sì, ma stai davanti, attacchi il climatizzatore, metti 18 gradi. È uguale. Capito? Non mica sei in aereo, sei in macchina. Ma un po' hai ragione.